le curve di Bumbers. Però all'inizio, quando io mi ho introdotto le curve di Bumbers, vi ho anche detto che in realtà Bumbers aveva provato altre due famiglie di curve che potevano essere rappresentative degli estremi. E in questa breve lezione quello che faccio è mostrarvi quali sono le altre due famiglie di distribuzioni. Questa è la curva di Bumbers di cui voi conoscete tutto, ormai ve la sognate di notte. Curva di Bumbers. Le altre due distribuzioni si chiamano distribuzione di Fréchet e in particolare la distribuzione di Fréchet è questo esponenziale elevato alla meno che cosa? Sempre lo stesso argomento che è z meno a diviso b o h meno a diviso b o x meno a diviso b a seconda di come si chiamiamo la variabile indipendente elevato però alla meno alfa. Dunque una prima differenza della curva di Fréchet rispetto, cioè ce ne sono due differenze, no? Una è che è un estremo inferiore e l'altra anche che è triparametrica, ha tre parametri, questo alfa che è comunque maggiore di 0, quindi ho scritto anche due volte alfa maggiore di 0. L'altro è alfa. Allora, nella distribuzione di Fréchet, esattamente come nella curva di Bumbers, si conosce appunto, cioè qual è la media. La media qui è data espressa come funzione gamma. La funzione gamma ve l'ho definita un'altra volta in precedente, è sempre la funzione trascendente. La moda, la mediana, tutte sono conosciute e questo è il dato che a noi ci interessa più che imparare a memoria le formule. Cioè che le espressioni di media, moda e varianza sono conosciute. L'altra distribuzione è la distribuzione di Weibull. A differenza della anzi all'opposto della distribuzione di Fréchet, la distribuzione di Weibull ha un estremo superiore, cioè per z maggiore o uguale di b è uguale a 1. Allora per esempio a qualcuno di voi potrebbe dire ma perché abbiamo usato Bumbers piuttosto che usare Fréchet? Weibull così in prima approssimazione sembrerebbe che non possa andare bene per trattare gli estremi in alto, no? Perché ha un limite superiore, ma la curva di Fréchet certamente potrebbe sembrare buona perché ha un limite inferiore e noi per esempio ci aspettiamo che le precipitazioni siano tutte positive, cosa che la curva di Bumbers non ammette. Questa è la distribuzione di Weibull e anche della distribuzione di Weibull conosciamo un po' sia pure attraverso la tavola degli integrali quali sono le espressioni di media, moda, varianza e eccetera eccetera eccetera. Lo sconcerto che vi prende è perché questo qua ci sta raccontando queste cose? Beh, perché in teoria tutte le cose che noi abbiamo fatto con la distribuzione di Bumbers dovrebbero essere ripetute per esempio con la curva di Fréchet perché appunto è un buon candidato per descrivere degli estremi. E dite ma che scatole però. Già questo lavoro è molto lungo. Certamente si può automatizzare. Se qualcuno di voi avesse, come dire, il vizio della programmazione, si potrebbe accorgere che tutte le cose che io ho fatto passo passo si possono condensare in pochi comandi da eseguire praticamente in automatico. Se io lo avessi fatto poi voi non avreste compreso i dettagli dei passaggi che comunque vi ho esplicato, magari ancora sono certo non mi sono chiari, difatti il signore la ride forse per un altro motivo, ma un po' è così, no? Poi pian piano. Per fortuna tutte e tre le curve possono essere contenute in un'unica curva che si chiama curva generalizzata dei valori estremi o GEV, che è questa curva che vedete rappresentata qui. La sua espressione è un po' strana perché è alla meno 1 più xi
una variabile che mi moltiplica z meno 1 diviso sigma, che più o meno è sempre il solito parametro, elevato di nuovo alla meno 1 su sigma. Dove c'è una limitazione su questo esponente, sì, su questo esponente, ed è che questo esponente sia sempre maggiore di 0. Anche perché poi non sapremo come fare a fare questa operazione se l'esponente tra parentesi quadrata fosse maggiore di 0. Si può dimostrare che per valori del parametro psi uguali a 0, questa curva degenera nella curva di Gumbel. E per valori di psi maggiori di 0, questa degenera nella curva di Fréchet, e per valori di psi minori di 0, questa diviene la distribuzione di Weinberg. Allora l'idea generale potrebbe essere che quando voi avete trattato i vostri dati secondo la curva di Gumbel, poi fate almeno in prova su un caso l'applicazione della curva di Generalized Extreme Value applicando gli stessi metodi. In realtà qui uno potrebbe dire vabbè, a questo punto non metto tutta la storia dei minimi quadrati, dei cose, applico per esempio solo la massima verosimiglianza per determinare i parametri e mu. L'altro elemento differente però è che qui i parametri sono 3, non sono 2 come prima, e io dovrò fare un'ipotesi per esempio su quali siano i 3 parametri che vado ad applicare quando uso il metodo della massima verosimiglianza in questo caso. Allora, il primo è il valore atteso, che posso per esempio pensare che cosa? Beh, potrei pensare che il valore atteso dei dati sia il valore atteso assegnato con la curva di Gumbel. Il secondo è il parametro B di Gumbel, che potrei prendere anche come valore iniziale il parametro B di Gumbel, ma per la XI, che è il terzo parametro, che è una nuova incognita, beh, la prima ipotesi che potrei fare è che i miei dati siano distribuiti secondo una curva di Gumbel e quindi che xi sia uguale a 0. Dopodiché sarà il metodo che si adatta e vede che cos'è. Per esempio, se io ottenessi una xi positiva, potrei concludere che in realtà i miei dati non sono distribuiti secondo Gumbel, ma sono distribuiti secondo la curva dei valori estremi generalizzati. Quella sopra è la curva di probabilità, la distribuzione di probabilità triparametrica è naturalmente la derivata di questo termine fatta rispetto a z, che ha tutto il termine inalterato, come vedete, per la derivata dell'esponente e poi a sua volta la derivata dell'esponente del termine tra parentesi, che mi comporta questo termine 1 su sigma che compare qui. Anche della GER conosciamo tutto, anche se l'espressione dei momenti è un po' più complicata, se si vuole, perché i momenti sono espressi in queste funzioni GK, che sono funzioni a loro volta della funzione gamma. Ed era tutto qua quello che volevo dire. So che ne avreste fatto magari anche di meno, ma è meglio che sappiate cos'è la Generalized Extreme Value, però non la sappiate.